Buonasera Ministro Patuanelli, Ministro dell'Agricoltura, Provvedimento 5 Stelle. Allora, i pescatori si sono fermati perché il rincaro del gasolio è arrivato al 50%, la benzina è passata, ha avuto un aumento del 30% al giro di qualche giorno, passando da 1,90 euro a 2,40 euro e voi avete deciso un primo stanziamento per i pescatori, cioè perché possano riprendere a lavorare, come se fosse una nuova ondata di Covid. Sì, di fatto non ancora usciti dai postumi della pandemia che ovviamente ha segnato profondamente tutti i settori produttivi del nostro paese e anche degli altri paesi europei del mondo, ci troviamo ad affrontare una crisi legata alla guerra, ma una crisi che sul piano energetico aveva già dato segnali di esistenza prima del conflitto. Quanto tempo ci vorrà perché il costo della benzina ritorni? È assolutamente impossibile determinare oggi quanto tempo ci vorrà. Temo che non sarà un percorso facile e breve. Credo che bisogna mettere un cap al prezzo del gas, come si sta cercando e pensando di fare a livello europeo. Credo che però i paesi devono essere messi nelle condizioni di poter intervenire a sostegno di tutti i sistemi produttivi perché il costo dell'energia è incompatibile con una capacità produttiva. Buonasera. Beh, è evidente che in questo momento la situazione ci porta a una grande preoccupazione per i tempi in cui si può sviluppare un percorso di pace. È un momento in cui deve parlare la diplomazia, deve continuare a parlare la diplomazia. Mi ha colpito molto il racconto di chi a 28 anni ha già vissuto due guerre, che mette in evidenza anche come in questo momento ci sia da un lato una parte della natura umana, che è quella drammatica che vediamo in immagini dei bombardamenti e delle persone che muoiono sotto quei bombardamenti, e dall'altro la grande capacità di accoglienza, di supporto, di assistenza alle persone che soffrono. Credo che noi dobbiamo sperare che vinca questa seconda parte dell'animo umano, anche in chi questa guerra l'ha prodotta. Credo che non bisogna smettere di sperare nella pace. E però bisogna essere molto fermi nella condanna di ciò che è accaduto, di ciò che sta accadendo, e non bisogna retrocedere dal ribadire che un'aggressione di uno Stato. Consideravo, io come sa sono triestino, la distanza tra la mia città e il confine più vicino dell'Ucraina è sostanzialmente come quella della distanza tra la mia città e Lecce. Giusto per capire È così. quanto è vicino a noi questo conflitto, quanto è forte anche dal punto di vista così, dell'impatto che ha sulla nostra opinione pubblica questo conflitto. Dobbiamo far smettere il rumore delle bombe, continuare a parlare di diplomazia e certamente l'attesa per le giornate per questi 2 giorni di incontri erano molto alte. È certamente un'attesa che è stata delusa dall'esito degli incontri tra i ministri degli esteri. Però non dobbiamo smettere di credere che sia possibile la pace, che sia possibile tornare invece a far parlare le persone e non le armi. Il problema è che non solo, per esempio, frumento, noi importiamo poco mais dall'Ucraina, ma ne importiamo molto dall'Ungheria e l'Ungheria ha bloccato le esportazioni. È esattamente così, con un atteggiamento che io ritengo poco consono per uno Stato membro, perché credo che in questo momento capisco l'esigenza di garantire il proprio mercato Ma non interno, l'avevano già però sia. garantito prima di esportare? Esportavano Beh, il surplus o no? non esportavano il surplus, esportavano perché dal punto di vista commerciale È molto valutario spesso anche, certo. è più conveniente produrre per paesi terzi che per se stessi. Oggi questo ragionamento ovviamente salta, capisco l'esigenza di garantire il proprio mercato interno, capisco però che siamo l'Unione Europea e l'Unione Europea deve Quanto guardare importiamo invece deve garantire dall'Ungheria? il mantenimento dei trattati, perché è davvero inconcepibile che uno Stato membro possa in qualche modo far saltare il mercato unico europeo, che questo è un Perché elemento noi fondamentale. dall'Ungheria importiamo quanti? Il 30% Noi più o meno. importiamo il 23% di grano tenero e il 32% di mais. In questo momento Quindi il mais se è non un ci arriva problema. questo.
questo grano, questo mais, un problema, questo, problema serio. Mette a rischio una filiera che già stava sopportando il peso della crisi Covid e dell'aumento già iniziato nell'ultimo trimestre dell'anno scorso dei costi delle materie prime, che è la zootecnia, che è una filiera per noi fondamentale dal punto di vista produttivo, che ovviamente dalla mangimistica ha un aumento di costi e una scarsità di materia prima che mette in serio rischio. Guardiamo un momento, Paolo si riferisce proprio ai pescherecci, rincari fino sul pesce, fino al 50%. Allora, pesce, latte, pasta, qual è, diciamo, il margine reale, oggettivo e giustificabile di rincari e dove, se c'è, un po' di speculazione, che storicamente c'è sempre stata? Beh, rispetto al prezzo del grano e di altre materie prime che sono scambiate su diverse borse, certamente c'è un effetto speculativo. Peraltro l'aumento dei costi era iniziato già almeno da settembre dello scorso anno, tanto che sul latte noi avevamo chiuso un protocollo, un accordo per un aumento di 3 centesimi del prezzo riconosciuto alla stalla, arrivando a 41, che in quel momento sembrava una cifra sostanzialmente adeguata ai costi di produzione. Oggi Ismea ci dice che il costo di produzione del litro del latte alla stalla è, il prezzo medio ovviamente sull'intero territorio, è tra i 46 e i 47 centesimi al litro, il costo di produzione. Il problema è che l'aumento dei prezzi al consumo, che c'è perché la dinamica inflattiva la vediamo, peraltro per i prodotti agroalimentari è anche più alta di quella della media nazionale, non arriva alla parte bassa della filiera, cioè non arriva ai produttori, per cui viene mangiato dalla parte prima che sta prima. Un litro di latte oggi quanto costa? Beh, un litro, non è varia, non c'è una cifra, varia dall'euro e 20 all'euro 80 o dipende dal tipo di latte, ma il problema vero è che anche l'aumento del prezzo che c'è stato non arriva al produttore iniziale, che continua ad avere un costo riconosciuto inferiore a quelli che sono oggi i costi di produzione, che continuano ad aumentare a causa degli aumenti delle materie prime, soprattutto da parte dell'energia, il punto dell'aumento dell'energia, oltre che appunto la mangimistica, i fertilizzanti, tutti i prodotti che vengono utilizzati dalla zootecnia che stanno avendo un incremento allora, di prezzo. Allora, vedremo i provvedimenti. Quanto ha speso? 43 euro per 20 litri. La spesa è più cara? Assolutamente sì, sono aumentati i prezzi, è aumentato il pane, la pizza, infatti siamo tutti arrabbiati. Devono risolverlo questo problema. Basta pensare che con 50 euro non ho fatto il pieno di una macchinetta. Ho notato che fare la spesa è diventato un po' più caro? Circa il 40%. Quali? Su quelli alimentari, chiaramente, riso, pasta. Proprio per limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi, dell'energia e delle materie prime sulle imprese e sulle famiglie, stamattina il Consiglio dei Ministri si è riunito per esaminare le misure da prendere. Misure che verranno poi adottate con un decreto legge, probabilmente la prossima settimana. Tra le proposte, la creazione di un Energy Recovery Fund, finanziato dal debito pubblico europeo, così come era avvenuto per contrastare le conseguenze economiche derivate dalla pandemia. Secondo il ministro Patuanelli, la soluzione migliore per fronteggiare questo vertiginoso aumento dei prezzi, quelli di gas ed elettricità per Confindustria, sono oggi ben 15 volte i prezzi di febbraio 2020. Arrivata la luce, pagavo 67, ora pago 102. Col batticuore aspettavo per gas. Teme il gas? No, aspetto. Speriamo che si perdano per strada. Ministro, ci serviranno parecchi consigli dei ministri? No, serviranno sicuramente molti interventi, sarà necessario fare molti interventi. Io credo che, visto che il tema principale è quello dell'energia, serve un Energy Recovery Fund, cioè serve una parte di debito comune europeo per affrontare in modo emergenziale questa che è una vera emergenza di tutte le filiere produttive, di tutti i settori produttivi, quello primario, ma anche ovviamente la manifattura e altri settori produttivi. Toglierete un po' di accise sulla benzina, sui gasolio? Io credo che il togliere le accise sia una delle ipotesi e probabilmente una goccia in un mare troppo ampio rispetto a quello che serve a chi produce per continuare a produrre. Perché la realtà è che con l'aumento del costo dell'energia molti stanno decidendo di chiudere perché non sopportano più le spese. Quindi è necessario intervenire e intervenire rapidamente. Per quanto riguarda il settore primario, poi serve sicuramente una moratoria sulle restituzioni dei mutui
esempio, delle tasse dei leasing per gli investimenti fatti. Serve ripensare al temporary framework che scade a giugno e che invece deve essere prolungato ancora. Serve ripensare alla dinamica degli aiuti di Stato, il meccanismo degli aiuti di Stato, questo a livello europeo. A livello interno serve sicuramente intervenire massicciamente. Credo che sarà ineludibile uno scostamento di bilancio, perché le risorse devono essere trovate. E quanti solo, miliardi? Guardi, quantificare oggi quanti miliardi servono, quanto serva, è difficile. Stiamo facendo un'analisi puntuale delle esigenze di tutte le filiere, ovviamente noi ci occupiamo della parte agricola e agroalimentare, ma forse, voglio dire, quello che stiamo vedendo è che senza supporto i settori produttivi non ce la fanno, per la carenza di materiali, quindi una questione di quantità, per i costi dei materiali e delle materie prime e per la difficoltà di approvvigionamento. Sulla parte agricola aveva fatto la stessa dinamica che si è messa in campo per garantire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, va fatto lo stesso ragionamento sulla parte agricola. Poi va fatto, lo faremo a Bruxelles la prossima settimana al Consiglio, un ragionamento sulla politica agricola comune. Ci sono degli elementi di vincolo alle capacità produttive che hanno senso in tempi di pace, ma che non hanno senso in tempi di guerra. Il set aside, cioè il periodo di riposo di un terreno che garantisce la biodiversità, garantisce il recupero dell'energia del terreno e quindi dei nutrienti, in questa fase dove abbiamo bisogno di produrre di più, ovviamente deve essere sospeso. Ci stiamo muovendo su questo fronte e credo che sia necessario anche un sostegno della domanda, perché quello che vediamo è che l'incremento del prezzo sta già incidendo sui valori di consumo e quindi c'è un minor consumo. C'è gente che non riesce più a far pieno di benzina, c'è gente che esattamente vede, per questo che bisogna pasta, sostenere che non soltanto primario, l'offerta, ma va sostenuta anche la domanda. Una card per spese, io dico agroalimentari ovviamente, perché credo che siano i beni primari quelli che stanno sopportando più di altri il peso di questa difficoltà, per spendere in beni alimentari. È un, almeno per le fasce basse della popolazione, per le fasce più deboli, è un provvedimento che noi proporremo. Io in questa settimana ho voluto informare il Presidente del Consiglio, che ovviamente aveva già ben chiara la situazione, e il Consiglio dei Ministri oggi con un'informativa, perché credo che io voglio dare un messaggio di tranquillità ai cittadini, non arriveremo mai senza i beni negli scaffali dei supermercati, perché le nostre filiere produttive hanno dimostrato anche nella fase di pandemia una grandissima capacità di resistere alle crisi, però credo che in questo momento, proprio perché sono già 2 anni di grande difficoltà, non si può... la botta finale. Bene. È esattamente così. Grazie tanto, grazie Ministro, per essere stati con noi.